Questo è un podcast di Rai Play Sound. Alla fine è successo davvero. Un paio di mesi dopo aver mandato un messaggio vocale con il fiatone a Sofia e Ilaria. Ilaria è la mia fidata collaboratrice che mi sta aiutando a tenere insieme i pezzi di questa storia. Il volo verso Buenos Aires sarà di 13 ore e 35 minuti. Siamo salite tutte e tre su un aereo e abbiamo attraversato l'Oceano Atlantico. 14 ore dopo siamo atterrate a Buenos Aires. Senti l'aereo di Buenos Aires, lo senti l'aereo? Sofia, appena arrivata a Buenos Aires, già parla in Argentina, switchato subito giustamente sull'Argentina. Com'è quest'aria di Buenos Aires? Descrivila per chi non c'è mai stato. Allora, mi verrebbe da dire frizzante se non fosse una parola un po' abusata per l'aria, però è pulita, è forte, ti entra nelle narici, è un po' antica, non lo so, oggi poi è particolarmente nuvoloso. Oggi sembra quasi l'Inghilterra, Invece io, sì, invece io sono abituata, di solito un cielo molto azzurro, anche il cielo è molto impattante perché è l'azzurro del mare, perché siamo vicini al mare. Sì, è un'aria, per me è un po' l'aria di casa, devo dire la verità, anche se è lontana, poi alla fine questa è sempre un po' casa. Per me la prima impressione di Buenos Aires è stata confusa, probabilmente condizionata dalla notte passata in aereo e dalla pastiglia che avevo preso per dormire. Siamo partite da un autunno italiano preoccupantemente caldo e siamo arrivate all'altro capo del mondo, dove tecnicamente doveva essere primavera e invece si moriva di freddo. In verità è stato così solo quel primo giorno, dopodiché la primavera è esplosa e ho finalmente potuto vedere il cielo di cui parlava Sofia. Tengo un compagno della primaria che era di apellido Gorri. Ah sì? Voi de dónde sos? De acá. De Buenos Aires? Sì, sì. Nosotros somos de La Plata. Ma già in quel primo viaggio in taxi ho cominciato a intuire alcune cose che nei giorni successivi si sarebbero palesate come rivelazioni. In Argentina tutto è come ingigantito, dilatato. Le strade sono aperte, larghe e sterminate. E anche gli argentini in qualche modo sono così. La loro voglia di parlare è enorme, la loro curiosità infinita. Per due settimane avremmo navigato dentro un desiderio di raccontare che sembrava accomunare tutti, dall'autista che ci stava portando nel nostro alloggio di Buenos Aires fino alle persone che ci avrebbero via via parlato di Silvia. Mi chiamo Sara Poma e questo è Figlie, un podcast di Cora Media per Rai Play Sound. Quando ho cominciato a lavorare su questo progetto, per raccontare a chi doveva produrlo di che cosa si trattasse, ho messo insieme una specie di presentazione. Mi serviva una copertina e, senza pensarci troppo, ho accostato due foto, una di Marisa e una di Silvia. Anche se indubbiamente la protagonista di questa storia è Silvia e insieme a lei Sofia, mi piaceva l'idea che le nostre madri si incontrassero in quel collage, malamente assemblato da me, con le mie scarse doti in Photoshop. La foto di Marisa è della metà degli anni 60, credo, quando lavorava come segretaria all'orto botanico di Pavia. Di lì a poco avrebbe conosciuto mio padre. È in piedi davanti a una vetrina di un negozio, ha i capelli a caschetto, indossa una gonna al ginocchio e una giacchetta appoggiata sulle spalle. Ha uno sguardo vagamente languido. Nella mia testa somiglia a una giovane Diane Keaton. Ma non so se sia davvero così o solo una mia percezione. È una delle tantissime foto che ho di Marisa in ogni momento della sua vita. Da quando è una bambina di 2 anni che piange dentro a una tinozza, a quando è una mia coetanea.
poco prima di morire. Le sue ultime foto non le guardo mai perché mi ricordano che la fine era vicina. Mi sembra di vederglielo scritto in faccia. Quindi quando ho dovuto cercare una foto da usare per la copertina del mio progetto, ho avuto l'imbarazzo della scelta e ho optato per una Marisa ragazza, felice, in un giorno qualsiasi dei suoi 20 anni. Sofia invece non ha la mia stessa fortuna. Possiede pochissime foto di Silvia. Negli anni della dittatura poteva essere pericoloso anche solo tenere in casa la foto di una persona che militava. Così sono solo una manciata le foto di Silvia sopravvissute al naufragio. È così che Sofia ha sempre chiamato il sequestro e la separazione, a cui poi è seguito l'esilio. Fra quelle rimaste però ce n'è una a cui è particolarmente affezionata ed è quella che mi ha dato per realizzare il mio piccolo collage. L'ho capito col tempo che era la mia preferita. È una foto in cui lei è una foto in bianco e nero in cui lei è seduta per terra su un prato. Si vede che è sì, su un prato, durante un picnic, perché ha in mano un coltello e un pezzo di pane, si vede che c'è la luce, che c'è il sole che filtra dagli alberi. Lei è sorridente, anche se il suo viso è un po' sfocato, quindi non è un viso in cui si capiscono bene i suoi lineamenti, però ha un'aria molto serena, sorride, non guarda in camera, guarda di fianco. E la cosa che mi piace di più di questa foto è proprio il fatto che si vede la sua pelle, che si vedono le sue gambe. E la luce del sole proprio riflette sulla pelle nuda e ho capito che mi piaceva e che era veramente la mia preferita, perché un poco vedere la pelle così sembra proprio viva. È stato quindi in qualche modo magico che appena arrivata in Argentina la prima persona che abbiamo incontrato, Thelma, un'ex compagna di militanza di Silvia, ci abbia parlato come prima cosa proprio delle sue gambe. Ah, perché io le ricordo, le piernas di Silvia. Aveva delle gambe bellissime, io me le ricordo le gambe di Silvia. Poi ha detto che aveva un viso molto intenso, dei lineamenti un po' di quelli che non passano inosservati, no? Una faccia che ce n'è tante, una faccia che ti rimane impressa, che io ho i colori di mio papà perché lei era bionda, che però ho questi aspetti, questa intensità, ecco, diciamo, dei lineamenti. Perdonami che le vuoi traducendo. No, sta perfetto, perché io le passo a prendere. Era il nostro secondo giorno in Argentina e ci trovavamo a City Bell, un sobborgo residenziale di La Plata, a meno di un'ora da Buenos Aires. Thelma vive in una bellissima casetta bassa. Nel giardino c'era un gigantesco gelsomino in fiore, il più grande che abbia mai visto. E la sua presenza riempiva il salotto di quel profumo inequivocabile di primavera. Il freddo era sparito, i colori erano quelli che mi aspettavo dall'Argentina. Sofia aveva scoperto dell'esistenza di Thelma poco prima della nostra partenza dall'Italia, nel corso delle ricerche per rintracciare persone che potessero aver avuto contatti con Silvia negli anni precedenti al sequestro. Si erano sentite al telefono, Sofia le aveva spiegato che cosa volevamo fare, ricostruire la memoria di Silvia. E non solo Thelma ci aveva invitato a pranzo a casa sua, ma aveva chiamato a raccolta 4 ex compagni di lotta che abitavano in altre province. Nonostante ciò, tutti si erano mobilitati. Si erano messi in macchina per ore per incontrare la figlia di un'ex compagna che avevano conosciuto 50 anni prima. Questo era il mio primo assaggio di quella generosità argentina che alla fine del viaggio avrei conosciuto così bene. Come andiamo? Hola. Sara, incantata. Una cosa su cui da subito c'è stata unanimità fra Thelma e gli ex compagni è questa. Anche oggi, 50 anni dopo, tutti ricordavano quanto Silvia fosse bella, quanto spiccasse, quanto fosse impossibile non notarla dentro una stanza. Sì, sì, come buonita era. Come buona. Molto bella. Molto bella, non passava inosservata, imponente, alta.
come si muoveva, e poi nel modo di trattare con gli altri era molto delicata, che metteva a proprio agio gli altri. Igio un po' aveva attenzione agli altri, li curava nella relazione. Io un po' sono convinta di avere quel tratto lì. Una gnocca, diremmo in italiano. Era, perché loro hanno iniziato a dire era bella, loro hanno detto proprio una gnocca, proprio, che si dice in italiano. Cioè una tipa che aveva attrattiva. Attraente, era molto 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 attraente. Poi, fra mille divagazioni, altra cosa che avrei scoperto essere molto argentina, gli argentini amano divagare almeno quanto amano raccontare, abbiamo scoperto che verso la fine degli anni 60 Silvia aveva avuto un grande amore, Enrique, detto El Flaco Ripa. Silvia e El Flaco Ripa, ci hanno raccontato, vivevano insieme in un appartamento che aveva una stanza in più, in cui spesso dormivano altri militanti. Quella casa era un porto di mare, si tenevano assemblee, infinite discussioni politiche, si immaginava una società più equa e giusta, si progettava la rivoluzione, insomma. Ma ogni tanto c'era anche spazio per le cose belle, normali, della vita di tutti i giorni. Sì, è un concerto. Ella, le gustava mucho la musica, iba a los conciertos. Sí. Sí, sí, sí. Y este, y le gustaba mucho cerrar, le gustaba mucho cerrar, era muy fanático. Claro, yo no lo conocía en esa faceta, ¿viste? Gli piaceva tantissimo la musica, andavano un sacco di concerti e gli piaceva Serrat. Serrat è un cantautore spagnolo, famosissimo, che a me piace. Tra l'altro a me piace, a me mi gusta, in una via. E loro sono stati insieme ad un concerto di Serrat. Sul ricordo di questo concerto, della passione comune per la musica, è come se il negro Derman, questo omone gigantesco che fino a due secondi prima faceva battute ricordando i tempi in cui lui e i suoi amici erano giovani, si sia ricordato davvero chi era stata Silvia per lui. Todo lo hacía absolutamente convencida, ¿no? Pero también era consciente de lo que nos estábamos jugando, ¿no? Que estábamos poniendo en juego nuestra vida, ¿no? Perdón, pero yo la recuerdo mucho por eso. No. Lui dice che ricorda molto bene che lei era molto cosciente, aveva una grande coscienza sociale ed era molto cosciente di quello che stava succedendo. Quindi anche dell'impegno, del compromesso che c'era su questo, e allo stesso tempo era anche molto cosciente di quello che loro stavano mettendo in gioco, del rischio che stavano correndo e della paura che c'era su questo. E lui dice, io ricordo che questa cosa me l'ha trasmessa, e questa cosa, e poi vabbè, è faticoso. Ed erano molto amici. Da quello che ci raccontano il negro Derman, Thelma e il resto dei loro compagni, da un certo momento in poi, da quando la repressione divenne più dura, amicizia e relazioni passarono in secondo piano. La fede nel partito, la resistenza al regime e la sicurezza dei compagni erano le cose da preservare. Dal 74 in poi, la clandestinità fu una realtà per molti di loro. Ed era cruciale che nessuno sapesse dove si trovavano i compagni. Quasi tutti vennero smistati in posti diversi dell'Argentina, senza sapere dove fossero finiti amici o mariti o mogli con cui magari avevano vissuto fino al giorno prima. Questo avrebbe impedito la fuga di notizie in caso di sequestro e torture da parte della polizia segreta. Quindi da un certo momento in poi, anche di Silvia si erano perse le tracce. Sofia ha provato a chiedere al negro Derman se ricordasse l'ultima volta che aveva visto Silvia, ma nulla. Era passato troppo tempo ed era impossibile isolare il momento. No, perché non ricordo qual fu la ultima vez, viste, ma nunca pensé che non lo iba a volver a ver nunca más, viste. Soprattutto quando non hai idea che un incontro con una persona si rivelerà essere l'ultimo. A casa di Thelma avrebbe dovuto esserci anche un altro ex compagno di militanza, Carlos, detto El Negro Cabrera, negli anni poi diventato un cantante professionista di tango, ma un acciacco dell'età gli aveva impedito di muoversi e mettersi in viaggio.
Non aveva voluto però perdere l'occasione di condividere con Sofia un ricordo di Silvia e quindi le ha inviato un messaggio vocale. Hola Sofia, bueno, mira, mucho gusto. ¿Qué te puedo decir de tu mamá, mira, de Silvia? Nel suo messaggio, El Negro Cabrera raccontava di un viaggio in pullman nel nord dell'Argentina che lui, Silvia e altri compagni avevano fatto per partecipare a un congresso antiimperialista per il socialismo. Diceva di aver sempre ammirato Silvia da lontano, la sua intelligenza, la sua dolcezza, che a un certo punto, durante quel viaggio, si era seduta vicino a lui, si era addormentata e aveva posato la testa sulla sua spalla. E ella si sentò conmigo e appoggiò la cabeza sopra il mio pecho e, bueno, viajamos todo el viaje así agarrados. Alla fine del vocale, El Negro Cabrera ha voluto dedicare un tango a Silvia. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste. Adios. Quello stesso giorno, dopo il lunghissimo pranzo da Telma, che aveva sconfinato verso l'ora di cena, un'altra piccola rivelazione di quei primi giorni è che gli argentini ci possono mettere ore ad accomiatarsi, riprendendo nuovi discorsi mentre sono sulla porta. In ogni caso, dicevo, dopo il pranzo a casa di Telma, abbiamo proseguito verso La Plata. La Plata è uno dei luoghi centrali della storia che stiamo raccontando. È la città in cui Silvia è nata, è cresciuta, la piccola di tre sorelle molto più grandi di lei. Ha studiato al liceo e poi si è iscritta all'università, alla facoltà di architettura. Nella stessa facoltà studiava un cugino a cui era molto legata, Carlos. Silvia e Carlos erano in verità molto più che semplici cugini. Avevano più o meno la stessa età ed erano cresciuti insieme. Avevano un legame fortissimo. E insieme, mentre diventavano ragazzi e le ingiustizie del paese in cui vivevano apparivano sempre più evidenti, avevano sviluppato una coscienza sociale e politica. Si erano ritrovati a militare nello stesso partito e il loro destino avrebbe seguito la stessa strada, quella del sequestro e della sparizione. Carlos l'anno del golpe, il 1976, Silvia nel 1978. I due desaparecidos della famiglia, anzi tre, se si conta Vibel, la moglie di Carlos, sequestrata nel 1977 e anche lei mai tornata a casa. Una volta arrivati alla Plata, abbiamo incontrato Josefina, la figlia di Carlos e Vibel. Josefina è una giornalista e un paio di anni fa ha scritto un libro che si chiama Yo la quise, in italiano Io l'ho amata. Parla di sua madre, che è sparita quando lei aveva 7 anni. Il lavoro sulla memoria di Josefina è partito dalla dimensione della collettività, desaparecidos come gruppo, per arrivare a quella personale. Ha provato a isolare la sua personale storia e quella dei suoi genitori dentro quella dei 30.000 desaparecidos. Un po' come sta cercando di fare Sofia. Con la discussione de, de si fueron 30.000. Contame, ¿sabes qué? A mí me faltan los dos y por mí vale millones. 2 milioni de personas. Sí, que c'è tutto un tema anche qua sulle dimensioni di questa cosa, ma sì, ma come lo provi che sono 30.000, ma dove, quando lei dice guarda, a me mancano questi due e valgono 2 milioni. Cioè, a un certo punto esiste anche perché noi non abbiamo nessuna verità. Cioè, l'hanno tutta loro e non ce l'hanno mai detta e noi siamo qua ogni giorno a dimostrare, a ricostruire, ad aggiungere pezzi quando siamo quelli che non dobbiamo giustificare niente, che ci manca tutto quello che ci deve mancare e è agli altri che c'è da dimostrare qualcosa. Josefina si riferisce al fatto che anche in Argentina, come nel resto del mondo, esistono i negazionisti. C'è chi dice che i 30.000 non sono veramente 30.000, che i desaparecidos sono tutt'al più qualche migliaio,
E per certi versi è anche vero che 30.000 è un numero simbolico, perché nessuno è in grado di dire quante persone siano sparite realmente. Questo numero mette insieme diverse variabili, dalle denunce di sparizione fino alle testimonianze dirette. C'è però un sommerso che resta difficile da portare a galla. Alcune sparizioni non sono mai state denunciate, ad esempio. E poi come si fa a stabilire chi sono le vittime? Anche i sopravvissuti, anche i familiari, sono vittime. È da quando era ragazza che Josefina fa i conti con la memoria in modo, direi, strutturale. È stata infatti fra le fondatrici di Hijos, il gruppo di figlie e figli dei desaparecidos, un movimento di memoria politica che anche Sofia si è trovata a frequentare nei suoi precedenti viaggi in Argentina. Per esempio, una volta nel 1995. Io nella mia vita ho anche avuto una serie di robe, di incontri magici, di momenti in cui si sono allineate tutte le cose per permettermi delle esperienze uniche. Quei mesi lì del 95 nasceva Hijos, nasceva il gruppo dei figli dei desaparecidos, e in quell'occasione lì Eve, che era presidente di Madres, che viveva a La Plata. Sofia si riferisce a Eve de Bonafini, la più conosciuta fra le Madres de Plaza de Mayo, morta nel 2022 a 93 anni. Me lo ricordo, mi disse un giorno, ero appena arrivata, io la andavo a trovare sempre: vuoi conoscere i figli dei compagni di partito dei tuoi genitori? Loro ti vogliono incontrare. Facciamo questo incontro a casa sua, e lì io ho fatto proprio, per 2 mesi ho vissuto un'altra vita. Andavo alle riunioni, abbiamo fatto c'era uno scrittore argentino che si chiamava Leopoldo Brizuela, che aveva fatto un lavoro sulla poesia con le madri, lo voleva ripetere coi figli, e giusto io ero lì, quindi andavamo una volta a settimana a casa sua. Avevamo fatto tutto un lavoro che mi aveva colpito tanto sulle foto, perché è un po' una costante dei figli del desaparecidos che non hai foto. Allora lui ci aveva detto: provate a immaginare la foto che vorreste avere dei vostri genitori o di voi. Tu che foto avevi immaginato? Così, di pancia, penso che di aver immaginato una foto con mia madre, perché io purtroppo ne ho solo una, ed è una foto in cui mia madre ha un'aria molto triste, ed è un po' girata, non si fa vedere. Anche di questo poi ti raccontano sempre, che di quegli anni tendevano a non farsi riconoscere nelle foto. E lì, vabbè, è stata un'esperienza potentissima. Ho partecipato ai processi in strada, ho partecipato a degli escrace. Gli escrace sono delle manifestazioni in cui si rivendica o si chiede conto di qualcosa, spesso in maniera creativa. Una specie di flash mob, se si vuole usare un termine contemporaneo, ma sempre di natura molto politica. Mi sono sentita a mani e piedi in quella storia. Ho costruito ho seminato delle amicizie che durano ancora adesso, nonostante la distanza, e di persone che poi negli anni sono andata sempre a vedere ogni volta che sono tornata, e direi che sono stati i miei viaggi, come dire, formativi. Fra le amicizie preziose nate nel contesto di Hijos c'è anche Ana Laura. È da lei che andiamo dopo aver salutato Josefina. La casa di Ana Laura credo me la ricorderò per sempre. È una specie di serra meravigliosamente decadente, coloratissima, con una veranda piena di sole e di bougainville. Questi sono i genitori di Ana Laura, dell'amica di Sofia che ci ospita, anche il loro desaparecido. E questo, guarda, una casa assurda, tutta un po' sgarrupata, però guarda che spazio fuori pazzesco. Alle pareti del corridoio ci sono le foto dei suoi genitori, Mario Miguel e Anaí Silvia, scomparsi nel 1977, quando Ana Laura aveva 2 anni e mezzo e sua sorella Maria solo pochi mesi. Mi pare vero che incontrò alguien che sa un po' di italiano. In tuo caso estaría re bueno. Hablen in italiano io. Proviamo a vedere. Fra le persone che incontreremo in questo viaggio, Ana Laura è l'unica che mastica un po' di italiano. L'ha studiato all'elementare insieme a sua sorella. Le chiedo di spiegarmi allora che cos'è la memoria per lei. È partito da una necessità. Necessità? L'incontro
con i figli, no? Con altri figli. Con altri figli. Ma la memoria, la ricostruzione dalla memoria è un'altra cosa, perché non si può pensare in un nucleo come ghetto, come... In un nucleo chiuso. Chiuso. Se no aperto alla società, come comunità, come popolo. La memoria è una cosa, è un processo costante. In costante movimento. Viva. Sì, e non solo la memoria è a quello che a noi ci ha fatto male, se no anche la memoria di quello che abbiamo potuto fare dopo di quello che ci ha fatto male. Per Anna Laura, insomma, la memoria è una specie di bene prezioso che va tenuto sempre in vita, in movimento, e che si è tramandato in Argentina attraverso una specie di processo di empatia collettiva. In questo senso, il lavoro che hanno fatto le madres, gli hijos, e insieme a loro anche le abuelas de Plaza de Mayo, è stato fondamentale. Hanno portato avanti una lotta politica, rivendicando i legami familiari che lo Stato aveva distrutto per sempre. Quello fra genitori, figli e nipoti. La costruzione della memoria è del popolo. Chi non sa chi è una mamma, chi è una nonna, chi è un figlio, qual è la relazione che ha uno con sua famiglia. Porque las madres son las madres y al mismo tiempo son le persone che hanno fatto che imparassimo tantissime cose della lotta dell'altro. Anna Laura con la memoria ci lavora ogni giorno. Coordina il programma Memoria e Cultura dell'Istituto Culturale della provincia di Buenos Aires. Il suo lavoro è trovare sempre nuovi modi per tenere in vita la memoria. Anche in chi oggi ha 15 o 16 anni e non ha idea di quello che ha attraversato l'Argentina durante la dittatura. Per farmi un esempio dell'uso creativo della memoria che fa durante i suoi seminari al lavoro, mi ha convinto a sottopormi a un piccolo esperimento. Chiudi gli occhi e pensa ad un momento della tua infanzia, una foto. Raccontami quella foto. Oddio. Io sono più brava dall'altra parte. Hai visto? Non era facile. Dopo un attimo di vuoto totale, mi viene in mente una foto. Una foto che non ho sotto gli occhi da almeno 20 anni. Ci sono io sul terrazzo della mia casa d'infanzia, avrò 4-5 anni. Faccio merenda con latte e biscotti. Sul tavolo si vede proprio la confezione, sono i miei biscotti preferiti, all'uovo. Li fanno ancora oggi e chissà perché non li compro mai. Ho i capelli tagliati corti a spazzola, una gonnellina scozzese e uno di quei terribili maglioni sintetici a collo alto che oggi nessuno si sognerebbe mai di far indossare a una bambina piccola. Mi torna in mente, vivida, la sensazione di buono di quella merenda, ma anche il fastidio di quella maglia sintetica. È bello quel ricordo? Sì, però ho questo maglione che mi dà fastidio, però sì. Sì. È un ricordo inutile? Bueno. È un ricordo inutile? No, è un ricordo inutile. No, non lo è, para nada. In pratica, il senso di questo piccolo esercizio è questo. Quella sensazione di disagio che ho ricordato pensando alla foto di me bambina sul balcone è qualcosa di prezioso. Perché la memoria serve anche a riattraversare quello che ci ha dato fastidio, in senso generale quello che ci ha fatto male. Solo così si può sperare di alleggerirsi, allargare lo sguardo, sentirsi più liberi. Facile farlo valere per un maglione che pizzica, che tua mamma ti faceva indossare contro voglia. Più difficile se una dittatura ha fatto sparire i tuoi genitori. In ogni caso è questo il senso del lavoro sulla memoria che Josefina, Anna Laura, le madres, hijos, le abuelas portano avanti da decenni. È quello che Sofia sta provando a fare ora. Perché se non encontrasse esa contenzione in la infanzia, difficilmente después puedas ser. Liberare, sì. Se non senti, non trovi quel contenimento nell'infanzia, poi difficilmente puoi essere. Sì. Por más que la infanzia haya sido traumática. Sì.
indipendentemente dal fatto che la tua infanzia sia stata traumatica o no. Sì. A un certo punto indefinito della sera è arrivata Maria, la sorella di Anna Laura. Veniva a recuperarci per portarci a dormire a casa sua. Altra cosa che avrei scoperto dell'Argentina. Se anche hai prenotato un albergo, ci sarà sempre qualcuno che dirà «te tiro un colchon», che significa «butto un materasso». Insomma, in Argentina non esiste che una persona amica non ti apra la sua casa. Così infatti è stato. Abbiamo cancellato la prenotazione che avevamo in albergo e abbiamo dormito a casa di Maria, insieme alla sua gatta di 23 anni. Ma prima di andarcene, le due sorelle ci hanno regalato un momento fantastico. Una specie di memoria bislacca del periodo in cui erano bambine e frequentavano la scuola italiana. Si sono messe a cantare una canzone nella nostra lingua, cercando di convincerci che in Italia è famosissima e che la dovevamo sapere per forza, come in una specie di buffissima ucronia italiana, come in uno stranissimo cortocircuito della memoria. Sarei elettronico, stereofonico, e supersonico, e puff e te puff, avrei le valvole in testa, allora non dovrei più studiare. Ma dovrei vivere sopra un pianeta, o su una stella, su una cometa, tanto lontano da casa mia, perciò è meglio che io sia. Soltanto un bambino nel suo paesino, con un bel giardino e tanti uccelli, con la ghiacetta alla fontanella e con mamma e papà. Era molto triste. Figlie è una serie di Cora Media per Rai Play Sound. È stata scritta e raccontata da me, Sara Poma, insieme a Sofia Borri. Il supporto editoriale e le ricerche sono di Ilaria Orru. La supervisione editoriale è di Sabrina Tinelli. Supervisione, musica e montaggio, Luca Micheli. Post-produzione sound design, Luca Micheli e Mattia Licciotti. La sigla è stata scritta e suonata dai Berlinist. La producer è Ilaria Celeghin. Editing di Francesca Abruzzese, Chiara Quintarelli e Ilaria Orru. Le registrazioni in studio sono di Emanuele Moscatelli e Aurora Ricci. Rai Play Sound, podcast, audiolibri e radio live. Ascolta la serie completa di questo podcast su raiplaysound.it e scarica l'app.